Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Finalmente è uscito River City Girls Zero, ovvero un gioco che non è, come potrebbe sembrare, semplicemente un prequel di River City Girl, perché questo in realtà è il gioco originale, uscito praticamente ormai 28 anni fa per le console 16-bit e mai arrivato in Occidente. Infatti questa è la prima volta che Shin Neketsu Koa Kunio Taiji Nobanka, se più o meno ho pronunciato giusto, arriva in Occidente e ci permette appunto di giocare a un titolo che per molti all'epoca fu davvero interessante. Abbiamo anche un po' di extra, infatti a me il design che avevano utilizzato per Kunio Kun è sempre piaciuto. Questo era il primo approccio ai picchiaduro a scorrimento, che poi hanno dato la vita anche ai vari Double Dragon che c'erano, appunto sempre realizzati dalla Tecmos. E effettivamente il bello è che anche ogni personaggio ha uno stile di combattimento diverso e hanno appunto uno stile che va a ricreare quello del classico gioco, ma con la modalità beat'em up che ormai andava per la maggiore. In più aveva anche un minigioco di moto per spostarsi tra un livello e l'altro in alcune sezioni, con appunto il mod 7 del Super Nintendo, che permetteva di avere una profondità di schermo davvero notevole per un gioco bidimensionale. Il fatto che oltre appunto ai due personaggi maschili, che erano quelli più famosi della saga, fossero state messe anche le ragazze, ha dato non proprio il via a questa saga, ma in Occidente viene ribattezzato appunto River City Girls, perché è quello che ha ispirato come picchiaduro il River City Girl, che poi è uscito più avanti. Oh, questo è carino, con le confezioni realizzate in 3D, perché River City Girl appunto presentava un concept completamente nuovo, incentrato solo sulle due ragazze, mentre qui erano le novità. Quindi effettivamente questo è l'episodio 0, e per questo in Occidente, come succede a molti giochi, succedeva a molti giochi giapponesi dell'epoca dei 16-bit, arriva con un titolo completamente diverso. Qua possiamo vedere i vari comandi. Il fatto che ci sia anche il back attack è molto carino. Poi abbiamo gli attacchi speciali, che cambiano appunto a seconda dei personaggi. C'è un piccolo refuso già nel titolo principale, vabbè. Voci in giapponese, perché è meglio. E andiamo. Nuova partita. E effettivamente a me appunto i titoli di Kunio Kun erano sempre piaciuti. Qua hanno appunto ricreati in aggiunta per questa versione nuova per PS4 e PS5, che tra l'altro sono cross buy, ma hanno due set di trofei diversi, quindi è una cosa interessante per i Trophy Hunter. Hanno appunto ricreato una nuova intro con le River City Girl moderne in stile fumettoso, come si vedeva nell'altro gioco. E parlo di saga perché appunto adesso deve uscire il 2, e in questo modo avremo ben lo 0, l'1 e il 2 a creare una sorta di trilogia. E qua fanno anche le battutine, sono simpatiche.
effettivamente all'inizio avevo pensato che fosse, non conoscendo appunto la storia, mi sono informato, pensavo fosse semplicemente una sorta di minigioco, chiamiamolo in stile retro, per calmare l'attesa nel 2. E invece si tratta appunto di un vero e proprio gioco dimenticato, per così dire, perché nella collection di Kunio Kun questo titolo non è presente. Infatti avevo preso anche la collection di Kunio Kun, che è molto carina e presenta i classici picchiaduro scorrimento, che erano molto particolari perché permettevano anche di muoversi in, diciamo, una sorta di città, spostandosi proprio da una zona all'altra seguendo una sorta di percorso, come un adventure più che un picchiaduro a scorrimento, seguendo appunto la storia che ti indicava di andare in certe zone man mano, e poi si prendevano tipo le chiavi, pass per sbloccare certe zone particolari che all'inizio erano precluse. Poi sono stati, diciamo, fatti vari giochi sportivi, che alcuni erano stati proposti anche in versione occidentale con un titolo diverso, e effettivamente mantenevano lo stesso design, quindi c'era quel design che sembrava la Double Dragon del NES appunto, ma in realtà erano i giochi di Kunio Kun perché condividevano lo stesso, diciamo, stile artistico. Quindi qua abbiamo il classico logo della ormai fu Technos, e questa invece dovrebbe essere l'intro originale, che comunque per i 16 bit era figa. Perché lo SNES soprattutto aveva alzato veramente gli standard dei videogiochi su console, mentre prima c'era un divario notevole tra quello che avevi in casa con i primi PC e comunque con appunto i giochi fatti apposta, in confronto a quello che avevi in sala giochi con macchine dedicate, con degli schermi per così dire migliori. È cattiva come cosa, che vengono incarcerati perché sospettati appunto di aver investito uno, e invece non è vero, però lo scopriremo solo più avanti, perché così sembrano cattivi. Direi quindi che finisce lì. C'è la possibilità appunto di giocare in... anche in cambiare la difficoltà, carino. Vediamo in easy, perché per continuare ci sono le password, oppure qua vediamo... no, non c'è il salva? No, il salva ed esci c'è. Quindi credo che ci sia l'interruzione, poi semmai lo proviamo. Dimensione dello schermo... nativo è veramente... eccessivo. Il filtro CTR e basta. Ok. Grip. Dai. Mettiamo questo. Ok, dai, proviamo. Ecco, con Start, perché tutti i giochi dell'epoca usavano effettivamente Start per incominciare, quindi il tasto Option su PS5. E come dicevo, il fatto che ci siano comunque i filmati, diciamo, realizzati con la grafica di gioco, con le scene animate, era già un grandissimo passo avanti.
il design dei personaggi in questo gioco è anche stato, chiamiamolo, migliorato, perché nei primi giochi appunto di Kunio Kun erano molto più tozzi, qua hanno già utilizzato una grafica, diciamo, invece che super deformed, semi deformed, per dargli un pochettino più di presenza, anche se appunto i testoni rimangono grandi. E una cosa piacevole è che anche il testo sia in italiano, quindi considerando appunto che il titolo era solo in giapponese sino all'altro ieri, il fatto di averlo anche in italiano non è per niente male. Bisogna dire che il refuso già di scritta sulla schermata principale non è che faccia sperare tantissimo bene, però diciamo che comunque ci sta. Poi appunto a me piace molto il concept alla due come noi, quindi i due, chiamiamoli, teppisti forti che sono comunque buoni, sono i duri e puri, che anche se sono dei teppisti in realtà sono poi tra le persone più buone e brave della città, perché effettivamente gli altri sono tutti stronzi, quindi ci sta. Il set di trofei, tra l'altro, è una ventina di trofei con il platino, e come dicevo, tra PS4 e PS5 sono due trofei separati, quindi è possibile, volendo, avere due volte il platino, giocando teoricamente, da quello che ho visto, semplicemente completando l'avventura, facendo tutto. Bisogna dire che, aia, è molto più tosto di quello che mi aspettavo. Devo prenderci la mano, perché comunque è molto legnoso, proprio per il fatto che fanno un male cane. E questo è a easy. Bisognerà vedere se ci sono i continui e se c'è appunto il fatto di arrivare in certe zone e dover continuare, o se poi magari si potrà anche barare utilizzando le password, perché una cosa dei vecchi giochi a password è che molto spesso le password erano uguali per tutti per certi risultati, quindi potevi avere le password per arrivare ai livelli finali senza aver fatto quelli precedenti. Quindi già abbiamo il dominio della stanza e abbiamo fatto un trofeo. Poi, cioè, da un punto di vista puramente narrativo, è molto serio il fatto che siano dei ragazzini, perché comunque sono tipo dei liceali, che finiscono in carcere per omissione di soccorso, perché appunto loro vanno in giro con le moto a tutta velocità, che in Giappone in quegli anni era comunque una cosa abbastanza realistica che succedeva. C'era, per così dire, la ribellione tra i ragazzini, quelli tutti perfettini, e i teppisti, quelli che sembravano appunto usciti da questo, da un film di Takeshi Miike o da, diciamo, una delle interpretazioni di Kitano, perché alla fin fine poi non si parla proprio di Yakuza in sé, ma di appunto teppisti, quindi un livello più basso come tipologia di criminalità, ma comunque molto violenta.
Perciò mi ha sempre fatto anche un po' strano che, soprattutto in Giappone, una serie basata su dei ragazzini che si menano potesse appunto avere tutto questo successo e piacere alla gente, cosa che poi in realtà è un po' come dire che appunto due come noi non sia divertente, perché a me fa sbellicare ed è soprattutto cazzutissimo anche nei combattimenti in certi momenti, è veramente epico. E perciò questo titolo, che all'inizio avevo un po' snobbato pensando che fosse appunto una cosa buttata lì per fare pubblicità poi all'uscita del 2, e invece sì, hanno enfatizzato il fatto di River City Girls invece di Kunio-kun, considerando che i personaggi, da quello che vedo, diciamo, vengono utilizzati apposta in determinate sessioni, quindi appunto le ragazze ancora non le usate, però boh, hanno messo anche la intro fatta apposta, quindi cercano di collegarlo il più possibile al nuovo titolo, perché appunto l'hanno anche tenuto fuori dal, come dicevo, dalla collection di Kunio-kun, quindi è un po' strano. Mi fa comunque piacere che sia uscito anche per PS5, che sembra una stupidaggine, ma se andate a vedere lo store, perché appunto ha la PlayStation 5 e non solo, anche sulla 4 comunque si può vedere, tantissimi giochi che stanno uscendo in quest'estate non è che non sono cross-buy, ma non sono proprio fatti per la PS5, devi giocarli in retrocompatibilità, nonostante alcuni siano novità realizzate da poco, quindi non si parla del titolo che dici cavolo, erano da anni, tipo Biomutant era da anni che era in lavorazione, sono riusciti a farlo per PS4 quando ormai era uscita anche la 5, e poi appunto la versione upgrade per la Next Generation è arrivata adesso, è arrivata a inizio settembre, e per chi ha comunque comprato il titolo è gratuita, quindi sia in versione digitale che su disco si può fare l'upgrade, però ci sta che sia arrivata dopo perché era un titolo in lavorazione da anni. Invece giochi usciti recentemente, annunciati comunque quando c'era già la PlayStation 5, sono solo Play 4, come Digimon, che mi ha lasciato basito che alla fin fine non sia, da quello che vedo, neanche in previsione una versione upgrade per avere comunque una risoluzione maggiore. Vabbè, lo puoi giocare in retrocompatibilità, ma poi non è che ci giochi come se fossi sulla Play 5. E questo mi fa un po' strano, perché è una novità ancora per le vecchie console. Sono quelle cose che ti lasciano davvero stranito, perché un titolo poi di 28 anni fa come questo, invece, vabbè, perché anche è molto più facile, è stato convertito per sia Play 4 che Play 5. E quindi, boh, non capisco, i titoli moderni, diciamo, nuova generazione, non next gen, sono comunque PS4, mentre invece alcuni titoli inaspettati sono fatti anche per la 5. Ci hanno fatto mangiare roba, variata, continua dopo. Che bello. La solidarietà da quelli che hai pestato e che diventano tuoi amici, l'effetto Dragon Ball all'ennesima potenza. Ah, ok, devo picchiarli, quindi comunque ricorda, in realtà io avevo detto che era un picchiaduro a scorrimento classico, invece no, ricorda molto quelli vecchi, fatto a stage,
però sono stage chiusi, mentre, come dicevo appunto, i vecchi titoli di Kunio Kun ti permettevano anche di andare un po' in giro. Qua invece devi per forza, diciamo, seguire quello che... No, non volevo. Ah, volevo provare il salve ed esci. Andiamo. E effettivamente continua esattamente da dove si era. Qua posso cambiare anche personaggio. Quindi sì, ricorda molto più un adventure che non un picchiaduro a scorrimento. Che comunque devo salire io la scala, effettivamente è particolare, poi è tutto inframmezzato da filmati e adesso sta incominciando il titolo, perché appare appunto la schermata. È strano, è diverso da quello che mi aspettavo in tutti i sensi. Non è una marchetta fatta per l'uscita del nuovo titolo. È un ripescaggio di un titolo molto strano, diverso appunto dai classici di Kunio Kun, ma anche diverso da un picchiaduro a scorrimento di quell'epoca. Che si mettono in posa da teppisti seduti così è sempre bello. Quindi considerando che costa anche poco virtualmente, aia, fanno veramente tanto male. E il fatto appunto del River City Girls potrebbe far fraintendere, perché se avessero chiamato Kunio Kun naturalmente non sarebbe entrato in continuity, per così dire, perché qua presenta appunto l'uso delle ragazze, cosa che in gran parte dei titoli di Kunio Kun non è possibile fare, perché solo negli ultimi e in quelli sportivi si potevano scegliere anche le ragazze in alcuni giochi. Invece è fatta stage e ogni stage è comunque, sbaglio io tasto ogni volta, andiamo, siamo fuggiti, ok. Strano, poi il fatto che sia scritto in italiano mi lascia basito, ero già grato che avessero appunto importato in versione europea i titoli in inglese di quelli classici. Adesso ricomincia la cosa delle scuole, perché poi era, diciamo, la cosa principale era appunto la guerra tra scuole di teppisti. Qui anche a livello di dialoghi comunque sono sensati,
è stata ripensare al 90% dei picchiaduro a scorrimento dell'era dei 16 bit, erano cose veramente senza senso. Succedevano un rapimento di solito e si andava a combattere per tutta la città attraversandola con un coltello e fine, basta. Come anche i giochi delle tartarughe ninja, il pretesto è quello di fermare Shredder solitamente e bisogna picchiare, combattere per tutti i vari stage affrontando i boss. Qua c'è un perché. Anche poi il fatto appunto che cambino vestiti, perché dovrebbero ritornare tra poco, adesso andare a prendere appunto le uniformi scolastiche per ritornare diciamo nel personaggio. Ah, mi sono messo proprio nel punto sbagliato, perché questi giochi erano molto diciamo direzionali, quindi bisogna stare ecco, non stare in mezzo ai due, bisogna essere proprio al millimetro, se no non lo colpisci. Aia. E sono io che non uso la guardia, perché in realtà c'è anche la guardia, però non sono capace io ad usarla nel momento giusto. Facendo, per così dire, una figuraccia. E quindi insomma l'atmosfera è molto diversa, perché ti fa esplorare comunque la scuola, è diverso dal picchiaduro a scorrimento in cui appunto vai in giro per la città sempre andando diciamo in maniera lineare. Ha un senso quello che stanno facendo, perché segui comunque una trama, per così dire, di redenzione tipica di questo genere, come anche Crows. Il fatto che abbiano i testoni serve anche a far appunto vedere le espressioni facciali, che anche questo per un gioco del 16 bit erano già dei grossi passi avanti. Appunto si passava a omini informi che dovevi un po' sforzarti di riconoscerli come gli eroi che vedevi a lato del cabinato o comunque appunto sui giochi per console, sulla confezione e il libretto, in cui appunto l'artwork spesso serviva appunto a farti immedesimare, capire com'erano certi personaggi, certi nemici e situazioni. E invece qua è ben contestualizzato, proprio perché una cosa che mi piaceva di Kunio Kun era anche la trama, il fatto che ci fosse una trama in un picchiaduro a scorrimento, un perché si muovevano per la città anche avanti e indietro con del backtracking. I vecchi giochi permettevano anche di avere i negozi dove comprare oggetti, power up o comunque rifornimenti per curarti anche. Cosa che poi è stata ripresa da picchiaduro più moderni, tipo anche quello di Scott Pilgrim, che deve davvero tanto a mio avviso al gameplay di Kunio Kun. E perciò, insomma, è intrigante. Qua abbiamo una nuova boss fight. E insomma,
è gustoso. Tra l'altro, appunto, non è il classico picchiaduro a scorrimento che fai e finisci in versione arcade semplicemente per non pensare, perché tutto quello che si muove devi picchiarlo, poi c'è un discorsetto magari col boss e fine. Ma qua ti devi anche un po', diciamo, impegnare a seguire quello che sta succedendo, perché è pieno di dialoghi, filmati, diciamo cambi di situazioni, e perciò è molto intrigante. Direi quindi che per adesso vi ho fatto vedere com'è il titolo, queste sono appunto le mie prime impressioni e sono davvero molto positive, davvero davvero tanto, e poi io pian piano mi dedicherò a giocarci appunto con calma e magari anche platinarlo, perché da quello che ho visto sembrerebbe che, a parte magari qualche trofeo che non ho ben capito se sono delle cose opzionali, basterebbe finire il gioco per appunto platinarlo. Quindi bisogna effettivamente vedere e finire il gioco e fare tutte le boss fight cosa vuol dire, visto che la trama ha anche un certo peso, quindi magari potrebbe esserci sul finale qualche scelta. Per adesso io sono davvero soddisfatto e vi consiglio questo River City Girls 0, anche se magari non avete apprezzato River City Girl, perché comunque in realtà è un titolo molto diverso, è un titolo anche per gli amanti dei picchiaduro retro, ma anche per quelli sarà una bella sorpresa, perché è davvero diverso e oserei anche dire per l'epoca molto innovativo. E quasi mi spiace che giochi del genere da noi non siano mai arrivati, perché erano davvero una bella differenza, una bella alternativa al classico picchiaduro che soprattutto in quell'epoca aveva preso piede ed erano un po' tutti uguali alla fin fine. C'erano quelli davvero molto belli come quelli di Tartarughe Ninja, Final Fight, Capitan Commando e così via, e quelli tamarrissimi che non mi ricordo neanche, che soprattutto su PC impazzavano, sia i finti Street Fighter che i finti appunto Double Dragon, ce n'erano a bizzeffe. Mentre Kunio Kun è sempre stata una bella saga, e questo River City Girls 0, chiamiamolo così perché il titolo giapponese purtroppo per me è davvero impronunciabile, ed è una bella sorpresa. Perciò, ripeto, io ve lo consiglio, costa anche relativamente poco ed è davvero intrigante. Quindi io per adesso vi saluto, mi ci dedicherò con calma e appunto spero anche di riuscire a platinarlo senza troppe difficoltà, perché mi piace un sacco, e quindi averne il platino sarebbe una cosa molto piacevole. Magari poi da rifare più avanti anche su PS4 per averlo due volte. Quindi per adesso direi che è tutto e io vi aspetto al prossimo video.